Eccoci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Dicevamo, forse il fatto che l'ADD resti nella memoria lo testimonia anche quanto accaduto a Los Angeles. Una asta, il valore totale è stato 4 milioni di sterline, oltre 200 capi e oggetti appartenenti all'ADD, tanto per far capire quanto ancora sia viva nella memoria, con abiti anche iconici. Marco, a te. Sì, beh, i collezionisti sicuramente la ricordano ancora bene, tant'è vero che queste aste, che sono peraltro periodiche, nel senso che poi vengono rimessi in vendita ancora questi abiti, questi accessori di abbigliamento, che sono iconici perché ricordano delle uscite di Lady Di, soprattutto nel periodo in cui, direi, da brutto anatroccolo iniziale era diventato lo splendido cigno, la splendida donna, tra l'altro molto amica di stilisti italiani, tanto da diventare anche un'icona di stile. Quindi sicuramente, ripeto, i collezionisti sono molto affezionati alla figura della principessa del Galles. La gente, direi sì e no, nel senso che oggi nessuno onestamente ricorda il compleanno che sarebbe stato della principessa, ma tutti ricordano Diana un po' come l'outsider rispetto qui al palazzo, che anche terremotato è stato il periodo forse più difficile per la regina Elisabetta, per la monarchia inglese in tempi recenti, e poi per cose buone che comunque ha fatto. Ricordiamoci che è stata testimonial e sostenitrice, ad esempio, della campagna contro l'AIDS quando era tabù parlarne, oppure contro le mine anti-uomo. Marco, oggi sul Daily si parlava del revenge dress, l'abito della vendetta. No, si ricordava questo abito che lei indossò 30 anni fa. Eccolo. Quell'abito in cui era un abito di seta nero, se lo vedete, io non ho ritorno video, ma sì, lo indossò la sera in cui in onda andava sul terzo canale ITV qui britannico un lungo documentario con una lunga intervista al principe Carlo. Era il maggio del 94, in cui Carlo ammetteva, insomma, che non era stato proprio così fedele, dicendo però: io sono stato infedele dopo che il nostro matrimonio ormai era finito, nei fatti era finito. Quindi revenge perché, appunto, vendetta, e quindi la vendetta si serve, in quel caso l'ha servita molto calda, perché nella stessa sera qui a Londra, in un evento mondano, si è presentata così bellissima, meravigliosa, certo. E quella era la sua vendetta. Bisogna però ricordare che era 2 anni dopo la separazione ufficialmente annunciata dal primo ministro, perché era un affare di Stato a fine 92, dopo che Diana aveva passato le informazioni per la famosa biografia di Andrew Morton, Diana, la sua storia vera, in cui raccontava in realtà che anche lei non era stata particolarmente fedele a Carlo. Quindi, insomma, un rimpallo di responsabilità, come purtroppo in tutte le copie. Certo. Sì. Allora, adesso anche se era l'abito della vendetta, ti dico, da donna che era meravigliosa, con un abito meraviglioso, super chic. Allora, tra